Vi siete mai chiesti che cosa passa per la mente degli altri quando lasciano spazio alla propria immaginazione? Beh, con la mia immaginazione andrebbe ammanettata e lasciata lì. Però, dai, è bello condividere, quindi vi faccio vedere che cosa ho immaginato leggendo quel poco che so dei Promessi Sposi. È una storia incantevole, però ovviamente la mia immaginazione è pronta a renderla strana. Vabbè, dai, fate un tuffo nella mia mente. E perché poi non mi dite cosa ne pensate? Avanti. Ciao, Don Abbondio, ciao. Ciao, Cristoforo, senti, Ciao. so che volevi vedermi, quindi sono passato di qui. Allora, Dimmi. ti devo parlare. È una cosa forse un pochino seria. Ah, una cosa seria? Va bene. Sono tutto orecchie, dimmi pure. Vuoi sederti? Non lo so. Non lo so, non sto a sedermi tanto, vado abbastanza di fretta, una cosa importante da fare. Com'è che vai di fretta? Cosa hai da fare? Ma niente di che, nulla. E dai, ci diciamo sempre tutto, puoi dirmi cosa hai da fare? Se vuoi puoi usare il bagno tu. Ok, insomma, sì, devo parlarti di una cosa. Dimmi tutto. Cosa Insomma, c'è? diciamo che mi sono arrivate delle voci, ecco. Ti è arrivata una voce? Pensa. Wow, interessante. Vabbè, girano tante voci e poi qua a Milano. Voci, voci, voci. Dicevi, scusa. Tu dovevi sposare Renzo e Lucia, giusto? Matrimonio fra Renzo e Lucia. Sì, ce l'ho presente, sì. Don Abbondio. Sì? So di Don Rodrigo. Rodrigo. Cosa c'entra Don Rodrigo con questa situazione? Ma io come faccio ad addentrarmi in certe situazioni? Ma io da quando? Come ti viene in mente? Cioè, chi è che ti ha detto una tale bugia? Come? Cioè, per favore, ma dai. Hai finito? Oh, ok. Mi è stato detto, me l'hanno detto, lo so. Cioè, nel senso, puoi dirmi la verità, non è un problema. Camminavo tranquillo. E poi sono andati Non so esattamente cosa posso fare, però potrei andare a parlare con Don Rodrigo. Oh cavolo, mi scappa la pipì, devo fare la pipì, devo fare la pipì! Ciao, fra Cristoforo! Ok, ma ciao! Ciao, ciao, ciao. Va bene.
È aperto! In che posso ubbidirla? Vengo a proporle un atto di giustizia, a pregarla ad una carità. Certi uomini di malaffare hanno messo innanzi il nome di Vossignoria Illustrissima per far paura a un povero curato e impedirgli di compiere il suo dovere. E per soverchiare due innocenti. Lei può, con una parola, confondere coloro e sollevare quelli a cui è fatta una così crudele violenza. Lo può, e potendolo, la conoscenza, l'onore. Ma lei parlerà della mia coscienza quando verrò a confessarmi da lei. In quanto al mio onore, ha da sapere che il custode sono io, e io solo. Insomma, padre, io non so quel che lei voglia dire. Non capisco altro se non che ci deve essere qualche fanciulla che la preme. La mi preme, è vero, ma non più di lei. Don Rodrigo, io non posso far altro per lei che pregare Dio, ma lo farò ben di cuore. Ebbene, già che crede che io possa far molto per questa persona, già che questa persona le sta tanto a cuore, ebbene, le consigli di venire a mettersi sotto la mia protezione. La vostra protezione? La vostra protezione! È meglio che abbiate parlato così a me, che abbiate fatto a me una tale proposta. Avete colmato la misura e non vi temo più. Come parli, frate? Parlo come si parla chi è abbandonato da Dio e non può più far paura. La vostra protezione! Ma per favore, sapevo bene che a quella innocente è sotto la protezione di Dio. Ma voi me lo fate sentire ora, con tanta certezza, che non ho più bisogno di riguardi a parlarvene. Lucia intendo. Vedete come dico il suo nome con gli occhi aperti e la fronte dritta? Come in questa casa! La compassione di questa casa. La maledizione le sta sopra sospesa. Escimi di tra i piedi, villano temeriano poltrone incappucciato! Lucia è sicura da voi, ve lo dico io, povero frate. Esci con le tue gambe per questa volta e poi vedremo. Sai com'è Don Abbondio, va bene? Si spaventa se andiamo troppo bruschi. Ascolta, non ti preoccupare, perché tanto in un modo o nell'altro si spaventa. Lo sai com'è fatto, quindi. Facciamo finta che siamo la sua mamma. Entriamo e facciamo buongiorno, amore, sveglia. Di buongiorno, siamo nelle mezze della notte. Facciamo prendere un attacco cardiaco. Buongiorno. Oddio, ma c'è qualcuno? Ascolta, dici velocemente. Fai quello che ti dico io, ok? Apri! Scenditi, maledetto! No, non ti aprire! Fai più forte! Non ti preoccupare, non c'è... Non si apre! Cosa vuol dire non riesci ad aprire? Dai, apri! Ok. Don Abbondio, tranquillo, Don Abbondio, ok? Sei forte? Non devi aver paura se arriva qualcuno da quella porta. No, si va così. Devi... Ok, no. Muoviti. Ok. Pronto. Andiamo, vai. Ah.
Renzo e Lucia, ci devi sposare. Sposare? Siete pazzi? No, calmi. Uno, stavo dormendo, ok? E se non dormo abbastanza la mattina mi sveglio nervoso. Due, siete pazzi? Sposarvi? Ora, con... Chi è quella gente dietro di voi? Sono i testimoni. I testimoni? Voi non avete idea di quello che mi state... Non posso adesso, non è fattibile, sto... Siamo nel mezzo della notte, non posso. Per favore, dai, ti prego, te lo dico, spostaci, ti supplico. No, non ti costa nulla. Basta, no, non posso. Non ti costa nulla. No, sì, no, non posso, senso. Basta, no. Sì, esatto. Dai, noi siamo, perché... Cioè, noi... Non sei capace, no, zitto, non sei convincere. Per favore, no, ti prego. Non insistere, no. Non ti ci vuole nulla, prendi il libricino, apri e leggi, per favore. Oddio. Oh, Madre Gesù Santo, Madre Dio. Oh, Padre nostro che sei nel cielo, sei santificato. Si è fatta la tua volontà, come c'è da così bene. Se finisco l'inferno è colpa vostra, ve lo dico io. Beh, sì, sono dettagli, ma l'importante è essere contenti. La mia immaginazione non sarà mai in grado di fermarsi. Andrà avanti e avanti di continuo. Sapete, dicono che addirittura la mente umana è in grado di produrre più di 1000 pensieri al minuto. Ecco, la mia mente ne produce 1 miliardo al secondo. Sembra strano, ma è vero. Però ci sono momenti in cui ovviamente devo dare pausa a questa immaginazione. Beh, certo, ovviamente per cose importanti come lo studio o cose fondamentali di vita quotidiana. Per esempio, insomma, andare a mangiare. Serena, tavola! In questi momenti in cui devo lasciare andare, beh, riceverò qualche delusione. Che si cena? Verdure! Brutte delusioni. Mamma, fai le patatine? Ma il bello della nostra mente è poter immaginare tutto ciò che vogliamo e mai dare uno stop alla felicità.